Eccoci qua, finalmente siamo in sella alla nuova moto. Siamo a pochi chilometri dal centro di Malaga, che è quello lì sotto. Adesso andremo a farci una delle strade più belle di Malaga, che è questa, il cammino di Colmenar. Va dal barrio di, cioè dal barrio, dal quartiere di Puente Ojeda fino al piccolo paese di Colmenar. Sono forse 40 km di curve, più o meno. E ce le faremo come prima uscita con questa moto fantastica che ho preso ieri dal concessionario. Ieri ho preso la moto dal concessionario della BMW di Malaga e diciamo che la moto si è fatta aspettare, e non poco. L'ho ordinata il 21 ottobre ed è arrivata, me l'hanno consegnata ieri 22 di dicembre, cioè quindi mi ha fatto aspettare 2 mesi buoni. E niente, devo dire che le prime impressioni ovviamente sono fantastiche, una moto eccezionale e non per questo costa quello che costa. Quindi non ci resta che provarla. Mi sarebbe piaciuto provarla ieri sera, ma ovviamente me l'hanno data alle 7, stavano chiudendo, e mi hanno anche fatto aspettare un bel po' per darmela. Sono arrivato al concessionario alle 5 e il tipo che me la doveva consegnare stava con un cliente e c'è stato per quasi un'ora, e tra una cosa e l'altra sono uscito dal concessionario praticamente alle 7, che era già buio e quindi non avevo voglia nemmeno di fare foto né niente. Non ho fatto nemmeno una foto, ho fatto la foto appena entrato nel garage praticamente, e quindi niente. Stamattina l'ho presa e ho montato il RAM mount che serve per la GoPro e per il cellulare, e ci ho messo quasi un'ora per montarlo e sono uscito. Il piano di oggi prevede, non c'è piano praticamente, però ho in mente due strade da fare. Una è questa. Quindi arriveremo fino a Colmenar e da lì vorrei tirare per Velez Malaga, che sta forse a 20-30 km. E poi andare a fare un'altra strada che per me è eccezionale, eccezionale veramente, che è quella della costa, la N340. La N340 è una strada che va da Cadiz a Barcellona. Originariamente fu costruita dai romani per collegare il nord con il sud della Spagna o dell'Iberia, e adesso è una strada nazionale molto ben pavimentata e mantenuta, ovviamente non c'entra niente con quella dei romani, ma nel tratto che perlomeno io conosco, che ho fatto varie volte, scorre a ridosso sul del mare, quindi
quindi è una strada fantastica da fare in moto. E niente, e dopodiché vedremo. Non vorrei fare troppi chilometri perché la moto deve fare il rodaggio, quindi ho 1000 chilometri a disposizione prima di dover portarla al concessionario. E siamo il 23 dicembre, almeno queste feste me la voglio godere. Ma adesso ecco qua cazzone con l'Audi che invade la corsia. Adesso basta così, fatemi godere queste curve. Ecco qua, adesso stiamo avvicinandoci alla Fuente della Reina, che è quella lì, una fontana. E questo è un, come dicono loro, un porto de montagna, cioè un porto di montagna per ci passa, che ne so, il giro della Spagna, la Vuelta de Spagna. Qui è un punto, diciamo, molto conosciuto almeno tra i ciclisti. Sentite che bel motore. Wow! La moto già di sé, vedete che è bella grande, bella cicciona. Io l'ho ribattezzata la Gorda, come la moto di un motociclista che io seguo da molto tempo, che è Michel Silvestre, che è un tipo che fa viaggi in moto e li filma, fa una serie di televisione, per una serie di televisione sulla 2, canale 2, si chiama Diario di un nomada, scusate. Lui ha una BMW 1200 del 2005 che l'ha restaurata e l'ha fatta bella grossa, bella cicciona, e quindi si la chiama la Gorda in spagnolo. Quindi in onore della sua Gorda, la mia anche si chiamerà Gorda, la Gorda, perché è bella grande. Ecco qui, Colmenar, cammino di Colmenar, Malaga a Colmenar. È un paesino piccolo.